praticamente nel momento clou della sfilata, al Monumento ai Caduti, con un secondo inchino dei tuoi che portano una delle prime traglie, l'inchino a Sant'Anna, che è uno dei momenti attesi da tutti. Siamo con i due presidenti del comitato, o meglio, presidente del comitato uscente Giovanni Vena, presidente del comitato entrante Antonio Campolieti, perché qui a Iersi c'è questo avvicendamento ogni 3 anni, c'è chi organizza la festa, chi invece la raccolta del grano. Partiamo dalla festa. Come sta andando, presidente Vena? Una festa sicuramente con tantissima gente, anche da un punto di vista logistico abbastanza complessa da gestire. Ormai siamo arrivati alla 212esima edizione, quindi sono 212 anni che la comunità di Iersi fa questa festa. Diciamo che in questi 3 anni di mia presenza sono stati 3 anni abbastanza buoni, diciamo, anche perché la comunità di Iersi continua ancora a sognare in grande. Ogni anno cerca sempre di migliorarsi e fare le cose sempre migliori. Quindi devo dire veramente grazie a tutta la comunità di Iersi che sa realizzare questa bella manifestazione. Ecco, i carri che migliorano sempre più, ci sono, diciamo, nuove sfumature, tridimensionalità, dei veri monumenti più che carri ormai. Eh sì, l'ho appena finito di dire, praticamente la comunità di Iersi cerca di fare sempre di migliorarsi e quindi anche quest'anno i carri dal punto proprio di vista tecnico sono migliorati parecchi, sia dal punto di vista tridimensionale che proprio come messi in opera del grano. Un'ultima domanda su quello che è stato l'impegno del vostro gruppo, diverse decine di persone per 3 anni impegnate in questa grande festa. Veramente devo ringraziare il mio comitato perché questo è l'ultimo anno che facciamo e devo dire che ha svolto un grosso lavoro con passione e con molta fede e ci ha potuto trasmettere anche a quelli che vengono dopo di noi questa passione, questa forza per continuare questa tradizione. Grazie. Presidente Campolieti, a lei diciamo il compito dall'anno prossimo di organizzare la festa, ma quest'anno il grano che abbiamo visto è stato raccolto, mietilegato e gestito dal suo comitato. Una responsabilità che immagino si prende comunque con passione e anche con fede. Normale, comunque sia, c'è un lavoro anche facendo la raccolta del grano. Bisogna scegliere il campo che è più bello, che in questa giornata viene esposto a tutta la popolazione, a tutta la gente che viene, e c'è un grande lavoro dietro a tutto questo. Un avvicendamento di comitato significa altre decine di persone che in qualche modo vengono nominate a fiducia da coloro che escono. È anche questo un sintomo, diciamo, di democrazia applicata alla fede e alla tradizione qui a Sant'Anna? Sì, diciamo che comunque sì, la gente in questo paese partecipa a questa festa. Diciamo che il comitato si rinnova nel passare, col passare del tempo, anche i vecchi del comitato, degli altri comitati passanti, per la fede, per la volontà, per la voglia di fare questa festa, di farla nel miglior modo, automaticamente si legano a noi comitato nuovo e automaticamente riusciamo a fare, perché per fare questa festa ci vuole tanto impegno e tanta forza da parte di tutta la gente, di tutto il paese. Un triennio, quello che la attende, immagino dedicato anche ai tanti jelsesi e molisani nel mondo, coloro che ci guardano anche in questo speciale di Viaggio in Molise su terremolise.com. Sì, e noi diciamo l'obiettivo principale è divulgare questa manifestazione in tutto il mondo e avere sempre il mondo che ci segue da tutte le parti, con la speranza che un giorno possano venire direttamente a vedere questa bellissima manifestazione che si fa ormai da 212 anni a Iersi. Io nell'occasione vorrei ringraziare da neo presidente tutta la gente che ha partecipato, i treccianti, i carristi, ormai non sono più gente che fa cose minuscole, ma comunque sono diventati dei veri artisti sui carri e mi ringrazio tutti di cuore e mi raccomando l'anno prossimo sempre più accesi con questa fede verso Sant'Anna e con questa voglia di fare carri nuovi, nuove idee e andare sempre avanti, sempre migliorare questa nostra festa. Oltre 40 anni di successi, ma che cosa si prova ogni volta, Pupo, ad affrontare una serata? Allora, la verità è che soprattutto serate come quelle qui a Iersi stasera sono quelle più, diciamo, sentite, più difficili, perché nel senso la gente viene in piazza all'aperto,
c'è un contatto diretto gratuito, quindi nel senso loro decideranno se stare, quanto stare, se si divertono o no. Io in qualche modo mi devo impegnare, lo faccio da sempre, da quando ho cominciato questo mestiere. Per me le feste all'aperto, le feste di piazza, le feste patronali sono state un punto di riferimento, un punto di forza della mia carriera, quindi per me rappresentano l'essenza di questo mestiere. Magari uno può dire sì, è chiaro, ma gli spettacoli a pagamento, gli stadi, io ho fatto di tutto. Ieri, per dire, ero a cantare, ieri, oggi non so quando vedrete questa trasmissione, ma oggi è il 26, è Sant'Anna, qui a Jelsi, Sant'Anna, Jelsi, quindi con tutto il santo, io so perché mia moglie si chiama Anna, quindi per forza oggi. E quindi io ieri, 25, ero a Yekaterinburg, che è una città in Russia, dove ho fatto uno spettacolo a pagamento insieme agli Scorpions, i mitici Scorpions, il complesso. E quindi per me le realtà sono diverse, ma qui appunto in queste situazioni trovo sempre una grandissima verità, una partecipazione. Ecco, Come sei bella, il primo album del 1976, domanda scontata, che cosa è cambiato da allora? Tantissimo. Nel mondo musicale è tutto, nel senso nel mondo discografico è cambiato tutto, nel senso che i dischi ormai non esistono più, non si vendono più, si fanno gli spettacoli dal vivo, il vinile è sparito, anche se un po' sta ritornando ora qualcosina, c'è qualche segnale. Per me sono passati più di 40 anni, sono invecchiato. Non sono cresciuto purtroppo fisicamente, sono sempre più piccolo. No, ma sono sicuramente mi sono rasserenato, quello sì, sono un uomo che è passato attraverso esperienze di successi, di fallimenti, di ritorni, di grandissime conferme, di delusioni, di tutto, ho provato di tutto, quindi oggi sono un uomo molto molto sereno. È cambiato in questo senso, spero in meglio, ma d'altronde è una stagione diversa, quindi non ho più nessun tipo di sogno nel cassetto, ecco, non ho sogni nel cassetto, prima ce li avevo, oggi non ce l'ho più. All'esito di questo percorso, poi Porno contro amore, l'ultimo album, racconta proprio questo vissuto, possiamo dire. Sì, Porno contro amore è l'ultimo album uscito l'anno scorso, che io ancora appunto col tour che andrà avanti fino al 30 settembre, perché poi mi fermerò per un paio d'anni, ma sto promozionando. E anche se nello spettacolo non è che canto molte canzoni nuove, sai com'è in questi spettacoli, la gente vuole sentire i grandi successi, ma una o due ce le metto sempre, chiaramente. No? È un disco dove io dopo 11 anni che non facevo cose nuove mi sono raccontato a 360 gradi, ma ormai la gente si è anche un po' abituata con me, perché io non ho mai tenuto niente per me, niente di nascosto, ho una vita privata abbastanza sotto i riflettori come quella professionale. Ma perché ho fatto tutto quello che ho fatto, anche gli errori che ho fatto, che racconto nel Porno contro amore, sono errori che mi hanno in qualche modo formato, che mi hanno fatto, e li ho fatti tutti onestamente, pagandoli a caro prezzo a volte, ma sempre con grande onestà, senza mai tradire nessuno, senza mai dire menzogne, con grande pulizia di etica. Ci sono molti tuoi successi, una domanda difficile, qual è il brano a cui tieni di più? Beh, dire qual è il brano a cui tengo di più è davvero difficile, potrei dire tra le vecchie canzoni ci sono i grandi successi, ma c'è anche Firenze Santa Maria Novella, che è una canzone che parla della mia città, parla della squadra del cuore, io sono un appassionato di calcio. Potrei dire appunto Su di noi, perché è la canzone che mi ha aperto le porte di tutto il mondo, ma insomma poi Ciao, forse la stessa Gelata al cioccolato, La simpatia. È chiaro, poi ci sono anche canzoni meno conosciute alle quali noi autori siamo legati, come un classico questo, e c'è una canzone dedicata a mio padre che si chiama Sei caduto anche tu. Io ho un rapporto molto particolare, intenso con mio babbo, e quella è una canzone che io non canto quasi mai, ma però che mi sembra molto bella. Terminiamo con un saluto a Jelsi, festa di Sant'Anna, al Molise e tramite Telemolise. Beh, allora, che dire, io sono Jelsi, qui oggi è il 26 di luglio, la festa di Sant'Anna
in questo posto dove ogni anno si verifica questa grandissima festa, questo concerto, ma soprattutto sono in Molise. Il Molise per me è una terra straordinaria perché ho avuto collaboratori soprattutto qualche anno fa di Campobasso proprio, posso dire anche il nome, purtroppo non c'è più, si chiama Salvatore Messina, un grandissimo impresario, manager che abitava a Milano, era un mio grandissimo amico, ho tanti amici in Molise, collaboratori nuovi di oggi e che in qualche modo... E poi ho sempre avuto una passione per Fred Buongusto io, cioè nel senso che l'ho conosciuto, quindi il Molise in qualche modo l'ho sempre amato, quindi attraverso Telemolise vi dico grazie per averci seguito, per avermi ascoltato in queste due chiacchiere e adesso comincia il concerto e speriamo che sia un successo, grazie.